sul canale. Vediamo cosa ho terminato, o meglio, cosa abbiamo tutti terminato in questo mese di gennaio che riguardano la persona. Allora, il sacchetto è questo qua, ci vedo un po' di cose e vi dico anche che cosa ne penso, quindi che cosa ne pensiamo, le nostre idee, le nostre recensioni, i nostri magari anche voti. Pesco a caso perché non li ho messi tutti in ordine, cioè divisi per tipologia. Allora, iniziamo subito. Dunque, mio marito ha terminato questo deodorante preso al DM di Balea, extra dry, antitraspirante, 48 ore e da quello che ho capito gli è piaciuto. È un deodorante antitraspirante, niente di particolare, la profumazione devo dire che era buona. Io sentivo quando se lo spruzzava dopo la doccia e che rimaneva un po' nel bagno e devo dire che è una buona profumazione. A quanto pare la tenuta era valida anche questa, per cui diciamo che questo è promosso. Poi terminato questo sempre mio marito perché l'avevo preso per lui, questo doccia shampoo usato solo però come doccia dei Giardino dei Sensi Formel legni mediterranei, eccolo qua. L'avevo preso principalmente per lui perché mi ricordo se non sbaglio era in offerta e l'avevo preso da Acqua e Sapone. E è piaciuto, non ha detto niente di particolare, per cui io la profumazione sinceramente sì, è una profumazione molto maschile in questo caso, buona per per l'uomo va benissimo e a quanto pare è piaciuta anche questa. Poi mia figlia e più mia figlia che abbiamo terminato questo struccante occhi delicato della Garnier, che non è la prima volta che lo prendiamo, per cui quando mi capita appunto di prenderne uno, prendo sempre questo per pelli normali e miste ed è valido, comunque ci si trova molto bene, strucca quindi non irrita neanche gli occhi, per cui è valido. Poi questo era proprio il deodorante Fresh Derma Fresh Roll-On che ha utilizzato mia figlia da quest'estate. Quindi è durato parecchio. È un roll-on deodorante che avevamo preso in farmacia quest'estate, adesso non ricordo in che periodo, se luglio, agosto, al mare e ha fatto il suo effetto, molto valido, ci siamo dimenticati a Natale di comprarlo di nuovo, adesso ne sta utilizzando un altro, ma questo qua devo dire che è valido, Derma Fresh della linea Milan, credo, questo qua. Comunque è un buon prodotto, si è trovata bene perché l'ha utilizzato principalmente, anzi lei, non principalmente, solo lei. Poi, allora, detersione mani. Allora, terminati questi due detergenti mani. Questo di Balea, che è, allora, questo sapone mani liquido, idratante, niente di particolare, quello comunque che ha le stelle alpine, sì, le stelle alpine, le stelle marine, e, scusate, 500 ml di prodotto. Questo non è la prima volta che lo prendiamo, ci piace perché è una profumazione delicata e devo dire che questo se l'è finito tutto mio marito, non ricordo quando l'abbiamo comprato, però è un cioè ritorniamo quindi a comprarlo quando ci saranno dei saponi mani di Balea. Questo veramente ci è piaciuto. Mentre mia figlia ha terminato questo qua della Sien Cherry Blossom, buono, valido, anche questo sono 500 ml di prodotto, era quello rosa, vedete che è rimasto un pochino qua, si è trovata bene, è piaciuto, niente di particolare, però un buon prodotto, insomma, anche questi qua. Ecco, poi sì, ecco, terminato anche un altro sapone mani, questo qua, della Borotalco, idratante, con profumo di Borotalco, buono. A me, non so chi l'ha terminato questo qua, forse io, non mi ricordo più perché ognuno c'ha i suoi, c'ha i suoi gusti, quindi questo qua è buono, è valido e ogni tanto capita che io li compri questi qua della linea Borotalco ed è veramente valido sia come profumazione, come idratazione che per le mani. Credo di averlo terminato io, ma non mi ricordo perché ogni tanto li perdo. Quindi. Poi vediamo un attimino, allora, cosa c'è? Vediamo se riesco a fare, allora, ecco qua, due, tre, che riesco a vederli, sì, dovrebbero essere solo tre,
dentifrici. Allora, sono i classici AZ. AZ noi sapete che è quello che preferiamo in primis, e questo qua, quello col colluttorio, in questo caso è quello azzurro, perché poi c'è anche quello verde. Buono, valido, top, non c'è nulla da dire. Poi ogni tanto capita di prendere questo qua, protezione scudo famiglia, anche questo molto valido. E poi Valeria, la mia carissima amica, mi aveva detto, mi aveva consigliato di, questo l'ho finito solo io, infatti gli altri, uno mia figlia, uno mio marito, credo, questo qua della mente, The White System, al carbone attivo. Per un sorriso naturalmente più bianco in 2 settimane, eccolo, questo qui io l'ho provato, mi sono trovata bene ed è il secondo mentadente che mi piace, oltre a quello che era mente cocco, che non lo fanno più e che non mi irrita lo stomaco, perché non ha dentro una menta in particolare, cioè poi dipende da mente e menta, ma questa di che usa mentadente a me dà fastidio, mi fa venire acidità di stomaco, non lo so. Questo mi è piaciuto, è un valido prodotto, mi ci sono trovata bene, ottimo, non costa poco, però è un buon prodotto. Poi terminati, vabbè, sono stati tagliati questi dischetti struccanti, 140 pezzi, che la marca precisa, sono 100% cotone, non so la marca precisa qual è, ah no, sì, di Eurospin, scusate, non l'avevo visto, era qua dietro, buoni, validi, anche come rapporto qualità-prezzo, nulla di particolare. Buoni, niente di che, insomma, niente di che. Poi terminata la crema viso mia figlia, che usa e che le ha consigliato il nostro dermatologo, e della La Roche-Posay e Faclar Duo, quella per i rossori post acne, si trova bene, utilizza sempre questa, nulla da dire, è un prodotto di La Roche-Posay e quindi sono validi, veramente una marca da farmacia che io stra consiglio. Poi, allora, mio marito ha terminato, aspettate che, ok, allora, il suo un profumo che aveva, cioè lo utilizzava da anni, poi aveva smesso di utilizzarlo, siccome a me piaceva, mi ricordava quando eravamo giovani, gliel'ho ripreso, però diciamo che lui è stufo di questo profumo, infatti gli avevo preso piccolino, questo qua Eternity di Calvin Klein, è un profumo che lui negli anni 2000, all'inizio insomma, fine anni 90, inizio anni 2000 utilizzava sempre, infatti si è un po' stufato, io poi gli avevo trovato nella confezione molto piccola e gliel'avevo fatto, cioè l'avevo regalato, ma non so da quanto tempo che è lì, che dice vabbè lo utilizzo adesso perché non ho più profumi, però è stufo, però è un buon profumo, a me piace come profumazione. Poi questo campioncino di Dior Homme Cologne, a lui piacciono sì i profumi sia di Dior che da uomo, e anche quelli che preferisce sono quelli di Dior e anche quelli, se non sbaglio, di Chanel, però non mi ricordo. Comunque questo è valido, adesso sta usando un po' di campioncini perché vuole qualcosa di nuovo, campioncini che abbiamo in casa che non, ne ha una marea, non so quando li finirà. Poi mia figlia ha terminato questo mascara, classico mascara, nel senso che non è la prima volta che glielo prendo, di Essence, con la quale si trova bene, però lei ne utilizza non solamente uno, ma ne combina due, adesso ne sta utilizzando altri due, e uno era questo più un altro, e questo è terminato, ma aspetta a ricomprarlo, vediamo se mi trovo bene anche con gli altri, a quanto pare sembra di sì. Comunque è un valido prodotto, anche il rapporto come qualità va benissimo. Poi ho terminato questo detergente per il viso che avevo trovato in un giornale, è questo dell'Erboristica di Atheneas, è antietà globale idrogel extra delicato, detergente viso struccante anche all'acqua floreale, è questo qua. Allora, questo qua, sì, è un buon prodotto, io appunto l'ho trovato in una rivista, ho voluto provarlo, l'ho fatto anche provare a mia figlia e lei non si è trovata bene, cioè forse l'ha utilizzato una volta o due, poi mi ha detto mamma questo a me brucia il viso, quindi l'ho terminato io, buono, un po' liquidino e no, cioè non era proprio liquido, era, vediamo se, sì era un po', era una specie di gel, ma non era proprio, era bianco, non era proprio un gel, però insomma una via di mezzo tra un gel e un latte detergente. Buono, la profumazione delicata, gradevole, sinceramente io non so se lo comprerei, cioè se devo comprare un latte detergente non credo andrei a comprare questo qua. Tutto qui.
Comunque, cioè, se per caso uno lo trova in offerta, lo vuole provare perché è curiosa, nulla da dire. Io personalmente non andrei a comprarlo, no. Cioè, non andrei a comprarlo. Poi terminati, questo qua che cos'è? Mia figlia ha terminato anche questo balsamo labbra di Balea. Eccolo qua, vedete, in una edizione limitata, questo qui lei lo utilizzava la notte, quindi prima di andare a letto tutti noi ci mettiamo il burro cacao, questo l'ha finito lei, si è trovata bene, di Balea, buoni, mi vado a dire. Poi terminato, allora, per quanto riguarda i capelli, allora, terminato, mio marito ha utilizzato questo, a lui piace molto la linea Balea, no? Quindi ha utilizzato questo shampoo Balea, che è uno shampoo al pH neutro e fiori di ciliegio. Lui l'ha usato, si è trovato bene, non ha detto niente, quindi vuol dire che è un buon shampoo. Buono anche il rapporto qualità-prezzo, non ricordo, sono 250 ml di prodotto, però a quanto pare a lui, ma in generale i prodotti Balea non sono così malvagi. Alcune cose non piacciono, non mi piacciono, ma questo devo dire che non ha detto nulla. Poi questo è un altro shampoo che a me è piaciuto e è piaciuto molto anche a mia figlia, dell'Herbal Essence, fragola e menta dolce, purifica delicatamente, è uno shampoo che io ho preso all'Esselunga, credo in offerta, non ricordo, comunque è una profumazione buona, buona, delicata, di fragola, non molto fastidiosa perché è dolce ma nello stesso tempo con questa menta che lo rende un pochino più, non aspro, però toglie un po' di questa dolcezza della fragola, però devo dire che come shampoo è buono, è veramente valida questa marca, infatti ho intenzione di prendere anche altri prodotti e altri, insomma, altri shampoo, altri balsami, infatti adesso abbiamo il balsamo, tra l'altro l'abbiamo ancora lì, non l'abbiamo utilizzato. Comunque è buono, mi piace questa linea di shampoo. Poi io ho finito questo maschera ricostruzione di Biopoint che avevo trovato in un giornale. E allora, siccome l'avevo preso, avevo apposta il giornale perché volevo provare questi prodotti Biopoint. Lo shampoo l'avevo già terminato nei vecchi. Terminati forse del mese di dicembre, se non ricordo. Questa era la maschera ricostruzione per capelli danneggiati e molto danneggiati. Allora, se qualcuno ha i capelli danneggiati, molto danneggiati, credo che sia veramente eccezionale. Io che in questo momento non li ho, avrei dovuto forse utilizzarla d'estate, me li ha appesantiti un po'. Me li appesantiva, non, insomma, non mi sono trovata particolarmente bene, ma probabilmente perché non avevo così bisogno di ristrutturare, di ricostruire insomma, i capelli. Perché d'inverno riesco un attimino, anche se vado in piscina, a curarli un po' di più, mentre d'estate col sole, la salsedine, il mare, il bagno in mare, eccetera, mi si rovinano. Per cui non posso dirvi con nì, perché se qualcuno avesse i capelli rovinati, consiglierei di provarlo. Per chi come me non, cioè, non li ha ancora rovinati, insomma, non, a me ha appesantito il capello, quindi non mi sono trovata molto bene. Poi terminati questi due bagnoschiuma. Allora, questo che è stato un regalo di Natale della Roche Gallier, che la profumazione era il ginger bread, Mr. Ginger, no, cos'era? Non era il ginger, boh, qui c'è il ginger breve, oh, vabbè. Comunque è la prima volta che uso questa, proviamo questa linea e mi è piaciuto veramente tanto, sia come profumazione che come, buona, la profumazione non è il ginger, non so, shower gel. Ginger extract and aloe vera. Io di ginger non ci sento niente, comunque mi sembra più una mora, però vabbè. Buono, ci è piaciuto, ci siamo trovati molto bene, era un gel trasparente, ottimo, anche la linea è uno dei, la prima volta che uso questo prodotto, ma è questa linea, scusate, questa marca e mi ha sempre incuriosito e voglio provare anche qualcos'altro. Comunque questo è stato un regalo molto apprezzato. Terminato poi questo Dove seta preziosa, beh, è un classico, a noi piace tantissimo questa linea seta preziosa, buona la profumazione, ci piace proprio il Dove come bagnoschiuma e anche come sapone, devo dire, è buona perché è proprio denso, insomma è avvolgente ecco, come prodotto e questo alla seta preziosa è quello che ci piace in particolar modo. E poi abbiamo un ultimo prodotto che, ahimè, ho terminato tutto io da ottobre, questa crema mani della, vedete, crema, qui c'è scritto mani e piedi, ma io l'ho utilizzata per le mani, della linea Oltre il Sole. E devo dire che questa, l'ho iniziata a ottobre, l'ho terminata a fine gennaio, questi sono i terminati di gennaio, e
mi sono trovata veramente, veramente molto, molto bene. Ahimè, è terminata. Io l'ho utilizzata appunto, come dicevo, solo per le mani e qualche volta quando c'è stato quel freddo particolare la mettevo anche sulle labbra perché è un top, va bene per qualsiasi cosa, mani, piedi, screpolature, qualsiasi tipo di screpolatura è eccezionale, veramente. E sono 250 ml di prodotto, ma è un ottimo prodotto, veramente, dura tantissimo, ripeto, da ottobre che la sto utilizzando, quindi... Basta, questi erano tutti i prodotti che abbiamo finito nel mese di gennaio e diciamo ci sono stati alcuni eccezionali, altri un po' di meno, però devo dire che una buona recensione in fondo. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Buona giornata a tutti.